sicuramente lascia il segno perché abbiamo fatto anche una buona gara, abbiamo fatto 3 gol fuori casa, però purtroppo abbiamo subito l'arrembaggio finale o perlomeno la situazione finale del Giuliano che ha creduto nel rimetterla in piedi, nel pareggiare, addirittura poi di vincerla, quindi si fa fatica, ma a commentare un risultato del genere perché dobbiamo saperle portare a casa queste partite. Ma sicuramente le qualità che ha messo in avanti il Giuliano sono importanti perché poi sono giocatori importanti di gamba, quindi hanno fatto vedere che sicuramente è stata una situazione giusta per loro. Noi però dovevamo fare di più a prescindere di questo. Non credo che la mia squadra, la mia difesa, la mia fase in un possesso possa non reggere la fase offensiva del Giuliano. Quindi sicuramente dei meriti nostri in questa situazione. Quindi niente. No, al di là della classifica, non è la classifica. Noi oggi avevamo la possibilità di portare a casa il bottino pieno. Perché ce lo stavamo conquistando sul campo, quindi questo sicuramente ci lascia l'amarico in bocca, poi il punto in più, il punto in meno, non stiamo a guardare questo, noi dobbiamo fare raccogliere il massimo. Oggi avevamo a portata di mano questo risultato, perché ce lo siamo andati a cercare, però poi come è successo ci abbiamo messo il nostro per poterlo anche subire alla fine. Ma sì, ci stanno dando grossa fiducia. Questo è il rammarico più grande al di là di per noi stessi, ma soprattutto per loro, perché giustamente ci credono come ci stiamo credendo noi, però queste partite sicuramente vanno portate a casa, una squadra che si deve salvare non può fare 3 gol fuori casa e raccogliere 0.